Salve a tutti. Una domanda che spesso mi viene posta, specialmente via mail e specialmente dalla persona che magari viene da lontano e quindi vuole finalizzare la sua visita, sono quali esami portare prima di una visita andrologica. Allora, è ben chiaro che dipende dal problema. L'argomento è chiaramente è sempre coperto da un po' di privacy, di pudicizia, per cui non è sempre facile poter chiedere alla persona qual è il problema, specialmente per via telefonica o se la persona chiama e risponde alla segretaria. Quindi io direi che innanzitutto, al di là del problema, ci sono degli esami che la persona può fare prima di una visita. Sicuramente un prelievo di sangue per i dosaggi ormonali. Dosaggi ormonali io non intendo solo il testosterone, chiaramente ormone fondamentale, ma il testosterone totale, la sua forma libera, che è quella libera di agire, il DEA, il deidroepiandrosterone, un precursore del testosterone prodotto dalla ghiandola del cortico sul rene, che tende a calare dopo i 30 anni. Gli ormoni da stress, quindi il cortisolo e la prolattina, possibilmente a 0,30 minuti, perché spesso in alcuni di noi già lo stress del prelievo aumenta la prolattina, quindi sinceriamoci che non sia un fatto occasionale. Antagonisti del testosterone, oltre alla prolattina stessa, anche il 17-beta-estradiolo, ormone tra virgolette femminile che può essere presente per una produzione eccessiva a livello testicolare o una aromatizzazione del testosterone, come anche molecole che indichiamo non proprio come ormoni, l'omocisteina, marker di rischio cardiovascolare e inibitrice del rilascio di ossido nitrico, alcune vitamine, la vitamina B12, importantissima catalizzatore di tanti processi metabolici, la vitamina D, di cui ormai sappiamo tutto e quanto sia l'importanza anche nella catena metabolica del testosterone, e chiaramente i folati che contrastano spesso l'omocisteina. Questi sono gli esami più importanti. E a livello sempre del prelievo di sangue è anche giusto inserire la funzione della tiroide, quindi perlomeno un TSH e LH ed FSH, gonadotropine rilasciate dall'ipofisi per stimolare il testicolo, quindi fondamentali in alcune situazioni. Direi che anche uno spermiogramma è importante per valutare quello che un tempo si chiamava l'indice di fertilità e chiaramente anche di riflesso per andare a indagare su quella che è la funzione testicolare. Il testicolo produce essenzialmente spermatozoi con la spermatogenesi e testosterone con la steroidogenesi. Quindi questi due capitoli, diciamo così, dell'attività testicolare sono importanti e devono essere studiati per capire la potenzialità del nostro lavorativa del nostro testicolo. Ecco, questi sono gli esami più importanti. Poi chiaramente in base al problema, eiaculazione precoce, disfunzione erettile, infertilità, si farà un percorso diverso, ma intanto avremo in questo modo una base su cui iniziare a parlare. Vi ringrazio e vi auguro a tutti una buona giornata.